Bus stop! Mi sa che qualcuno si è dimenticato di mettere un'altra lettera, ovvero la lettera P, perché questo doveva essere bus stop e invece è diventato un busto, tipo questi busti. Vabbè. Salve carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Nel video di oggi andremo a vedere delle persone davvero ma davvero distratte, perché dovevano fare una cosa, un compito tenevano da fare e l'hanno fatto pure male. Prima di iniziare, come sempre, ti invito a mettere un bel like al video per supportarmi, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. E adesso iniziamo subitissimo con il video di oggi. Buona visione! Bene, direi che possiamo iniziare con un'immagine di tutto rispetto, perché qui abbiamo un ponte di Brooklyn. No, no, qual è quello delle ciugomme? È un ponte che è presente in una piscina. Ok, vi do 3 secondi per capire cosa c'è di strano. Beh, l'avete capito? Praticamente questo ponte è letteralmente inutile, perché sotto il ponte non c'è acqua. Che senso ha costruirlo? Perché si poteva benissimo passare attraverso le due piscine senza quel ponte. E quindi adesso quelle persone lo utilizzeranno come trampolino per lanciarsi in acqua. Un po' come fece Logan Paul a Venezia. Sì, ma tranquilli, questa immagine era solo un antipasto di quello che vedremo adesso, perché qui c'è un orologio con i numeri 12, 3, 9, 9. Mi sa che il 6 lì l'hanno messo al contrario. Dai, modifichiamolo con Photoshop. Ora va molto meglio. Quindi se una persona vi dice "non vedo l'ora", probabilmente perché ha questo orologio a casa. O meglio, non è che non vede l'ora, la vede però sbagliata. O per bacco, a quanto pare nei supermarket abbonda l'intelligenza, perché qui abbiamo il settore acqua, ma l'acqua non c'è, c'è il vino. Per caso è passato Gesù da quelle parti? Sì, ok, questa battuta è troppo scontata. Magari il vino è scontato, ma Gesù si diverte sempre, voglio. Sicuramente la scena sarà andata così. Acqua? Ma io voglio il vino! Gesù, ti prego, aiutami! Ci penso io! Ecco qui. Ok, ora ho capito perché si studia architettura, perché non tutte le cose sono semplici. Ad esempio, questa persona ha deciso di mettere il water su 3 gradini. Perché? Forse aveva dei mattoni da consumare e ha detto: vabbè, dai, ci faccio 3 gradini nel bagno. E in quello spazio cosa fai? Ti metti in piedi e usi il water come lavandino? Magari questa è una doppia utilità. Fa schifo, ma è pur sempre utile. Quindi, se devi fare la cacchina, prendi le scale e ti siedi. Se ti devi lavare i denti o lavare le mani, tiri lo scarico e ti lavi così nel water. Preferisco non lavarmi le mani, o al massimo mi compro la mucchina. La mucchina, la maialina, la cagnettina, la gattina, insomma, decidete voi. Questa era super pessima. Ok, nella prossima immagine abbiamo una metafora di vita che si presenta sempre in tante situazioni, sin da bambini. Perché quante volte ci è capitato da bambini che facevamo un disegno bello, perfetto, con tutti i dettagli precisi, col righello, il goniometro, la squadra, però finiva l'ora e dovevi finire velocemente e facevi tutto un po' come viene viene. Beh, questa situazione si presenta anche nella costruzione di questo muro, perché stava bello, preciso, costruito perfettamente, però probabilmente alla fine hanno deciso di accelerare i lavori ed è diventato così. Nicola, hai finito? Guarda che puoi uscire anche prima se finisci subito. Oddio, devo finire subito. Fatto. Però penso che il ragazzo che ha fatto questa castroneria sarà licenziato presto. O Chantecler. Finalmente un'immagine divertente sui giocattoli, perché qui abbiamo cani strani. E infatti questi cani strani sono cavalli. Un po' come i cavalli delle automobili. Io sento sempre: la mia macchina c'ha 80 cavalli. E dove ce li hai? Nel portabagagli? Per dirci bacco, siamo in un McDonald's. Infatti qui questo hamburger è stato cotto con il pane al contrario. Ecco perché quelli del Mac vogliono solo laureati, per evitare questi errori. Ma dico io, come fai a capovolgere il pane? Anche se sinceramente potrebbe averlo fatto quello che l'ha comprato. Ha preso il panino e ha girato il pane e ci ha fregato tutti. Il marketing è la cosa che ci frega sempre, che frega sempre tutta la società. Perché in questo caso abbiamo un pacco
pacco di patatine. Qualche mese dopo è uscito un altro pacco di patatine della stessa marca con scritto nuova grandezza maggiore, e quindi ti fa intendere che il pacco precedente era più piccolo. E invece è così: quello che doveva essere più grande in realtà è più piccolo. O più Krilli, più Goku, questo non lo so. Però, come ben sappiamo, nei pacchi di patatine c'è tanta aria. Magari in questa confezione c'è meno aria e più patatine. In questo caso è tutto giustificato. Avete presente che nei luoghi pubblici mettono quelle sbarre vicino ai muri, magari per appoggiarsi, per le persone anziane che fanno fatica a camminare, eccetera, eccetera? Beh, questa sbarra l'hanno messa in corrispondenza di una porta. Quindi una persona che vuole entrare in quella stanza, come deve fare? Le opzioni sono due: o ci salti sopra, come la pubblicità dell'olio cuore, oppure ci passi da sotto facendo il limbo. Oh, perbacco, c'è una sbarra davanti a questa porta! Potrei fare così! Olio cuore, mangiar bene. Oppure... qui invece abbiamo un altro segnale stradale, un po' come quello della prima immagine, in cui l'omino è messo al contrario. Ma dico io, ma prima di fissare con le viti un cartello, non puoi controllare prima se l'hai messo bene o no? O magari questo cartello è stato messo in un mondo parallelo in cui le persone camminano al contrario, e allora lì tutto è giustificato. E probabilmente in questo mondo parallelo c'è anche il tasto per prenotare la fermata dell'autobus, e anche questa è al contrario. Perché, dico io, perché? Ragazzi, credetemi, se mai dovesse capitarmi di trovarmi questa vetrata di fronte a me, io non saprei cosa fare. Rimarrei sicuramente 5 ore fermo così. Perché c'è scritto non entrare e sotto entra solo. Quindi devo entrare o non devo entrare? Che faccio? Scrivetemi nei commenti cosa dovrei fare. Entro o non entro? Commentate che vi metto il cuoricino al commento. Ciao Google, entro o non entro? Entro. Ok. Avete presente queste ciabatte? Queste ciabatte si chiamano le Crocs, e sono le ciabatte del diavolo. Sapete perché? Perché io non riesco a portarle. Se le indosso senza calze, sudo come non mai. Ma la vera sfiga con le Crocs l'ha ricevuta questo ragazzo, che è andato al mare e ovviamente si è abbronzato come la pimpa, ovvero a pua. Perché ha indossato queste ciabatte orrende e si è abbronzato solo nei punti corrispondenti ai forellini delle Crocs. Beh, dai, sei abbastanza carino così. Insomma, sembra che c'ho la varicella. Caspita, qui c'è un bel dilemma in arrivo, perché qualcuno ha sbagliato a produrre queste matite colorate, perché hanno colorato di azzurro le matite rosse e di rosso le matite azzurre. Quindi adesso, se una persona ti chiede la matita rossa, tu quale gli dai? Ehi, potresti darmi la matita rossa? Ecco, tieni! Ho detto la matita rossa! Ma è questa, tieni! Ho detto la matita rossa! Vabbè, sono scemo io. E rimanendo sempre in tema perfezione ed ordine, qui abbiamo un tombino che è stato rimesso nella posizione sbagliata. Perché guardate quella linea bianca com'è storta. Vi prego, dio del Photoshop, aggiustami anche questo. Ah, che bello. Cioè, in realtà le modifico io, quindi un bel like per me. Nell'immagine successiva dovremmo fare la ramanzina a quelli che hanno costruito il garage qui, perché appunto c'è un garage, però poi c'è anche il muretto con la strada. Quindi l'automobile, come fai a metterla lì dentro? Probabilmente questo garage sarà utilizzato solo come ripostiglio. E come ultima immagine abbiamo un errore di stampa, perché abbiamo qui Peppa Pig con 3 orecchie e 3 occhi. E da dove vieni? Da Chernobyl? O per caso ti chiamano Tenzing a casa? Vabbè, non è importante, tanto sempre in salumeria finirà. Salve, buongiorno, avrei bisogno di una pecora. Ok, benissimo, però una con 3 occhi, 3 orecchie, va bene comunque? Sì, sì, va benissimo, evidentemente a occhio per queste cose. Povera Peppa! Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Fatemi sapere quali sono state secondo voi le peggiori immagini, e anzi ditemi nei commenti, commentando con compito, una cosa che avete fatto male, ma male, male. Adesso possiamo salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram. Saluto LoloroBlox, MartiCalabrese07, MaxiNinja, Fili Molinari e Alan Girolamo. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale attivando la campanellina, mi raccomando, è importante, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!